Baviera e turisti bavaresi, primo target del sistema turistico trevigiano. Nei giorni scorsi, grazie al contributo di Camera di Commercio e del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, la nostra provincia è stata al centro dell'attenzione alla FRE 2014, principale fiera turistica di settore nell'ente tedesco. Un successo testimoniato dalla presenza di ben 50 testate giornalistiche e alla presentazione delle innumerevoli proposte di accoglienza che la marca mette in campo per sedurre i tedeschi. Riflettori puntati su arte, con le grandi mostre da Canova a Possagno al 500 Inquieto di Conegliano, fino al Museo di Santa Caterina a Treviso. E poi naturalmente enogastronomia, ma anche nuove offerte che puntano a conquistare giocatori di golf o amanti della motocicletta. Un messaggio chiaro e accattivante, quello lanciato dalla marca ai turisti tedeschi. Il messaggio è del territorio, evidentemente, le sue amenità, come raggiungerlo, anche quest'anno, da quest'anno, come sempre, con l'aereo, dalla cultura al prodotto tipico, a come arrivarci con la moto, Roar in Veneto, insomma una serie di opportunità che abbiamo offerto oggi in maniera molto chiara, limpida e bella, perché sono divertiti a tutti i giornalisti che sono stati presenti. Si comincia dal prossimo fine settimana con la primavera del Prosecco, che da quest'anno è anche legata alle grandi offerte espositive dell'Alta Marca. Un territorio che continua a essere dinamico, attivo. Abbiamo presentato numerose iniziative ed eventi culturali, tra cui la grande mostra Un 500 Inquieto in programma a Conegliano del Palazzo Salcinelli, ma soprattutto ancora una volta la primavera del Prosecco, il più importante festival enoturistico del Veneto, che anche quest'anno per 3 mesi aliterà, noi speriamo in particolar modo, questo pubblico, questa gente che tanto ama già il nostro territorio. Il Land bavarese resta la prima area di provenienza del turismo straniero nella Marca e in particolare l'indotto del turismo tedesco è stimato in 15 milioni di euro l'anno, con una spesa media di 130 euro al giorno. È stato un incremento dell'1% in termini di arrivi, quindi un segnale forte che la promozione del sistema turistico funziona, che i mercati principali, tra cui la Germania, tiene e tengono e che soprattutto bisogna continuare su questa strada, evidentemente avendo un occhio di riguardo per i nuovi mercati e i nuovi prodotti turistici. Si comprende bene quindi come diventi strategico l'hub aeroportuale di Venezia e in particolare lo scalo del Canova a Treviso. È il mezzo che ci consente di raggiungere quei territori prima irraggiungibili. Noi abbiamo sempre avuto un turismo normalmente nel raggio di 500 km, ora con l'aeroporto e con i voli, speriamo crescano, raggiungeremo mete prima evidentemente irraggiungibili e impensabili. Per gli operatori economici della provincia l'indotto turistico rappresenta una risorsa strategica che fa guardare al futuro con fiducia. Tutto ciò che è fortemente identitario deve essere, come dire, messo a disposizione del turismo, che è la vera economia del futuro per quel che riguarda l'Italia, in particolare il Veneto. Sappiamo che non è una partita semplice, perché vuol dire uscire dai campanilismi, dalle visioni, come dire, miopi del passato, ma almeno noi come Confcommercio, con i nostri strumenti come il Consorzio Marche a Treviso, ci siamo posti questo obiettivo da raggiungere veramente in tempi molto brevi, quello di un forte cambiamento culturale che veda il turismo come la vera, come dire, il vero petrolio del nostro territorio.